Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Permettetevi di dire un appuntamento un po' speciale e anche emozionante perché segna il rientro personalmente negli studi di Le Fonti TV, per cui è con ancora più emozione che affronto questa nuova serie di puntate di Book Crossing e le inauguriamo davvero con un tema di stringente attualità. Infatti, grazie all'ospite che a breve vi introdurrò, parleremo di Golden Powers, quindi di tutti quei sistemi, poi ce lo faremo ovviamente dire meglio dal nostro interlocutore, che possano consentire la salvaguardia delle imprese e dei settori, degli asset strategici per il nostro paese da parte del governo, che tra l'altro ha visto anche attraverso il nuovo decreto Cura Italia un'estensione proprio di quegli asset strategici per proteggere e tutelare le nostre aziende da possibili scalate acquisizioni da parte di investitori esteri. È con immenso piacere che introduco l'ospite di quest'oggi, che è Vincenzo Donativi, professore e avvocato. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, con molto piacere da parte mia essere qui presente con voi. Ecco, parliamo proprio del suo libro che si intitola proprio Golden Powers, profili di diritto societario, edito da Ciappichelli Editore. Un libro uscito al termine del 2019 ma che risulta ancora di strettissima attualità, e su questo tema il professor Donativi, che è anche titolare e fondatore dello studio legale Donativi e Associati, insomma è uno dei massimi cultori ed esperti. Allora, vorrei iniziare con lei. Io prima ho fatto un'introduzione rispetto alla definizione Golden Powers, l'ho detta un po' da profana. Se vuole ovviamente specificare meglio questa definizione, e poi vorrei già chiederle perché è così importante questo strumento. Allora, no, lei ha dato un'ottima definizione. Praticamente Golden Powers sono questi poteri che il governo si riserva di esercitare nel caso in cui dovessero modificare gli assetti di governo, diciamo, di attività strategicamente rilevanti o rispettivamente di attivi strategicamente rilevanti nell'ambito di certi settori. Parliamo fondamentalmente di settori che incidono sugli interessi della difesa, della sicurezza nazionale, dove c'è una disciplina particolarmente stringente e particolarmente rigorosa. E poi i settori, diciamo, dove c'è una disciplina altrettanto importante ma un filino meno stringente rispetto alla prima, che sono i settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, a cui si sono poi aggiunti in progresso di tempo anche altri settori, fra i quali le infrastrutture finanziarie. Infatti lei ha anticipato che sa che è anche un tema particolarmente caldo per i nostri telespettatori di Le Fonti TV che seguono anche i mercati finanziari. Ecco, venendo anche proprio già alle novità, poi insomma ritorniamo anche sulla struttura del suo libro. Quali sono gli asset strategici nuovi che sono stati proprio introdotti dal Cura Italia? Allora, dunque, in realtà nuovi c'è da discutere sui nuovi, nel senso che questo decreto, il 23 del 2020, quindi in realtà il decreto di liquidità, fondamentalmente detto anche Cura Italia, cosa ha fatto sostanzialmente? Ha anticipato l'entrata in vigore, ha anticipato l'applicazione di una disciplina che era stata già introdotta nel 2019, che però aspettava dei regolamenti di attuazione per poter entrare pienamente in regime di efficacia. Quindi era una disciplina introdotta nel 2019, che però presupponeva dei DPCM che non erano stati ancora emanati e non sono stati tuttora emanati, e quindi solo con l'emanazione di quei DPCM sarebbe diventata una disciplina pienamente operativa. Quella disciplina del 2019 già faceva riferimento alle infrastrutture finanziarie, quindi allargava già l'applicazione dei Golden Powers alle infrastrutture finanziarie. Però queste infrastrutture finanziarie, quindi poi in particolare la ricognizione di quali dovessero essere intese come infrastrutture finanziarie, erano rimesse a questi DPCM che non erano stati ancora emanati. Quindi una volta emanati i DPCM si sarebbe applicata la disciplina dei Golden Powers anche alle infrastrutture finanziarie. Cosa fa invece il decreto del marzo di quest'anno?
sostanzialmente dice che anche in mancanza di questi DPCM si applica immediatamente e direttamente quella disciplina, modificandola fra l'altro, allargando, ora poi lo vedremo più avanti magari per non aggiungere troppe informazioni tutte insieme, ma fondamentalmente allargando ulteriormente il perimetro di applicazione di quella disciplina e dicendo, e qui il punto specifico, che nell'ambito delle infrastrutture finanziarie si intendono comprese anche quelle bancarie e assicurative. Da qui il tema, ma l'ha detto perché ha aggiunto banche e assicurazioni rispetto a un concetto di infrastruttura finanziaria che non le avrebbe ricomprese le banche e le assicurazioni, quindi sono state aggiunte? E attenzione, perché se così fosse vuol dire che l'aggiunta di banche e assicurazioni varrebbe esclusivamente fino a fine 2020, perché questa disciplina introdotta a marzo è una disciplina transitoria che vale solo fino a fine dicembre 2020. Oppure, come qualcuno sostiene, non ha fatto altro che interpretare il concetto di infrastruttura finanziaria e quindi dettare una norma interpretativa, diciamo di mero chiarimento, come a dire una norma secondo la quale il legislatore chiarisce che nel concetto di infrastruttura finanziaria sono comprese banche e assicurazioni. Se così fosse, c'è l'eventualità che anche dopo il 2020 questa disciplina continua ad applicarsi anche a banche e assicurazioni. Ecco, quindi insomma è un qualcosa di non così netto, e purtroppo in questo periodo sappiamo che è tutto in itinere. Tra gli altri settori che comunque vengono menzionati, ce ne sono altri relativi al Made in Italy, sempre legati al Cura Italia, si pensi all'agroalimentare, ma anche di riflesso a tutto il mondo sanitario e farmaceutico, che in questo periodo è ancora forse più strategico per tutto quello che sappiamo legato a Covid-19. Su questi fronti lei cosa si sente di dire? Ma allora, mi sento di dire questo, e questa disciplina ha subito una serie di evoluzioni nel tempo che forse vale la pena richiamare proprio in pochi secondi. Nasce la disciplina dei Golden Power nel 2012 e va a sostituire una vecchia disciplina che era quella delle Golden Share, tant'è che si chiamano Golden Power solo per un'assonanza letterale con le vecchie Golden Share. Però che cos'erano? Le Golden Share fondamentalmente erano delle azioni dorate, diciamo così, azioni speciali che venivano emesse a favore dello Stato nel momento in cui lo Stato andava a privatizzare certi settori dell'economia. Quindi quando privatizzava queste società ex pubbliche si riservava dei poteri attraverso queste golden share in modo tale da non perdere completamente il controllo dell'attività che stava andando a privatizzare. Quella disciplina fu però, diciamo, sottoposta ad una serie di rilievi da parte della Commissione europea, procedura di infrazione aperta, ci fu una prima condanna da parte della Corte di Giustizia, una seconda procedura di infrazione aperta, insomma, per evitare che queste infrazioni poi fossero conclamate, lo Stato italiano sostituì quella disciplina con quella delle Golden Powers nel 2012. Questa cosa, diciamo, l'introduzione di questa disciplina mira a contemperare che cosa? Poi fondamentalmente non si applica più solo alle società ex privatizzate, intanto, ma si applica a tutte le società o a tutte le imprese, addirittura con un'espressione ancora più ampia, che operano in settori strategici, svolgendo attività strategica o detenendo attivi strategici. Poi i settori e quindi gli attivi o le attività strategiche sono di volta in volta precisati o con la legge o con i regolamenti di attuazione, a seconda dei casi. Da dove nasce questo tema? Nasce dal fatto che negli ultimi anni sono aumentati in maniera veramente molto molto considerevole, in maniera massiccia, gli investimenti esteri, non solo in Italia naturalmente, ma un po' in tutti i paesi, cioè nel senso diciamo, il fenomeno di investimento da parte di soggetti stranieri all'interno del territorio nazionale non è un fenomeno solo italiano, ma un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Naturalmente in paesi come l'Italia, che hanno subito molto, in maniera molto considerevole, effetti della crisi, eccetera, eccetera, il fatto che si siano indebolite molte imprese importanti a livello nazionale le ha esposte al rischio di scalate facili da parte di questi investitori stranieri. A maggior ragione queste scalate diventano, fra virgolette, facili nel momento in cui si tratta di investitori stranieri che dispongono di risorse veramente molto molto importanti. Cioè, tante volte succede che abbiamo imprese nazionali importanti, grosse, ma che hanno una capitalizzazione modesta rispetto alle disponibilità economiche di cui dispongono appunto operatori come fondi sovrani, grandi investitori, eccetera,
che a livello internazionale riescono facilmente quindi a acquisire questi campioni, diciamo così, nazionali. E allora è sorto il problema di difendere in qualche modo gli interessi strategici nazionali, ma difendere gli interessi strategici però nasceva come esigenza di difesa contro il rischio che un investitore straniero potesse poi governare queste attività in un modo non coerente con gli interessi della difesa, della sicurezza nazionale, con gli interessi legati ai servizi pubblici essenziali, eccetera. Cosa è cambiato invece di recente? È cambiato che l'indebolimento ulteriore a cui si sono ovviamente esposte le imprese nazionali in conseguenza anche della crisi Covid, ha spostato un po' anche l'asse dell'interesse pubblico, nel senso che ora l'interesse non è solo a proteggere contro il rischio che vengano introdotti elementi di governance non coerenti con le esigenze della difesa e della sicurezza, per dirne una, ma anche semplicemente difendere proprio i campioni nazionali dal rischio di essere acquisiti da investitori stranieri, a prescindere dalle ricadute sulla sicurezza, sulla difesa, eccetera. Questo è il punto. E allora, da questo punto di vista, bisogna capire quanto questa disciplina non rischi di diventare una forma di protezionismo. Infatti questo è un tema cruciale. Mi permetto di interromperla un attimo, ma per darle un ulteriore magari spunto di riflessione per poter proseguire. Proprio a tale riguardo, una recente intervista pubblicata dalle formiche.net a Maria Mantovani, senatrice del Movimento 5 Stelle, nonché relatrice del DL sul appunto questa estensione dei Golden Power. Ecco, all'interno di questa intervista le viene proprio chiesto: ma non c'è il rischio che questo si trasformi magari in un blocco quasi per il sistema Italia? Perché tanti stanno diventando gli asset strategici. E lei ha risposto: il nostro intento è proteggere, non bloccare. Lei come commenta? Sì, allora, questo discorso è quello del contemperamento fra protezione ed evitare però il blocco dell'investimento straniero. E diciamo, questo punto di equilibrio è un punto di equilibrio difficile da raggiungere, naturalmente un po' delicato, ma lo troviamo anche nel regolamento comunitario sugli investimenti esteri diretti. E non è un caso, forse vale la pena ricordarlo agli ascoltatori, che nel 2017 la Commissione europea elaborò una propria proposta di regolamento sugli investimenti esteri diretti nell'Unione, che poi è diventata regolamento nel 2019, adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. In quel regolamento, nelle premesse, una delle prime cose che si dicono è che l'Unione europea continua, come nella sua vocazione da sempre, a favorire l'interscambio commerciale e gli investimenti anche esteri diretti nell'Unione europea. Quindi questa esigenza di favorire l'investimento estero diretto all'interno dell'Unione europea è un'esigenza che si pone proprio in primo piano, e che vale ovviamente naturalmente anche per l'Italia. Anzi, molti dicono che tante volte in periodi di crisi pre-Covid, ma crisi comunque importanti come quelle che abbiamo avuto nel settore finanziario, eccetera, sono stati anche molto spesso gli investimenti esteri diretti che hanno consentito di salvare alcune imprese nazionali grazie all'iniezione di liquidità, di capitale che questi investitori sono riusciti ad apportare. Quindi diciamo che da una parte c'è l'esigenza di continuare a garantire un flusso di investimenti esteri diretti, perché questo flusso, ovviamente, a parte il fatto che fa ormai parte integrante di quella che è l'internazionalizzazione, no? Quindi la vocazione internazionale tipica del sistema economico, ma poi aiuta anche tante volte a superare momenti di crisi che possono essere vissuti anche da campioni nazionali in assenza di operatori nazionali in grado di effettuare analoghe iniezioni di capitale. Il problema è come contemperarlo con l'esigenza di protezione. Allora, che cosa ha fatto il governo con questo decreto del marzo? Ha detto fondamentalmente che questo allargamento, che è stato operato nella disciplina dei Golden Power, è un allargamento transitorio, cioè vale solo fino a fine 2020 e vale limitatamente all'esigenza di, come dire, di stringere, anzi, le maglie della protezione a fronte della straordinarietà, ecco, dell'emergenza provocata dalla pandemia. E quindi ora bisognerà capire: arriveremo a fine 2020, ci saranno delle proroghe, sarà mantenuta effettivamente questa cadenza? Quindi è lì che bisognerà poi cercare di riuscire a realizzare il giusto contemperamento tra questi due interessi che non necessariamente entrano in equilibrio fra di loro.
Ecco, lei ha proprio citato anche un tema che è stato oggetto anche di approfondimento da parte dei giornali proprio in questi giorni. Parlo di un'indagine, di una survey che è stata realizzata dall'Associazione Banche Estere in collaborazione con il Censis, dalla quale insomma emergono le propensioni proprio di questi investitori stranieri. Come possiamo anche vedere da un titolo dell'Economia del Corriere della Sera, shopping in arrivo sulle imprese italiane. Ma è l'opportunità per costruire campioni europei. Per cui ci si ricollega un po' a quanto lei diceva anche nell'ultimo passaggio, che non è sempre e solo, mi perdoni la banalizzazione, il male assoluto, il capitale estero può essere comunque utile, però ovviamente vanno tutelate anche le nostre imprese del Made in Italy, che potrebbero essere facile preda, magari insomma, pagando pochissimo perché la situazione, ahimè, economica è molto molto critica. Esattamente, è proprio questo il punto. È proprio questo il punto. Tanto è vero che poi con lo stesso decreto, oltre a modificare la disciplina dei Golden Powers, hanno toccato anche la norma, tra virgolette, antiscalata del testo unico della finanza. Quindi, diciamo, l'impostazione generale è stata quella di dire: in questo periodo di particolare emergenza ci interessa proteggere proprio le imprese nazionali dal rischio di scalate troppo facili. Quindi un allargamento fortissimo diciamo, dell'impostazione originaria del Golden Power, perché, ripeto, l'impostazione originaria del Golden Power era tutelare non contro il rischio che un investitore straniero venga a fare shopping in Italia, non era quello il punto, era il rischio che un investitore straniero acquistasse partecipazioni in imprese che operano in settori strategicamente rilevanti per certi interessi, solo limitatamente a certi interessi, e che fosse un operatore straniero che fa questo investimento non per ragioni puramente economiche, ma magari per ragioni geopolitiche, per ragioni strategiche differenti che possono in qualche modo minare gli interessi nazionali collegati alla difesa, alla sicurezza pubblica, ai servizi pubblici essenziali, eccetera, eccetera. Quella era l'impostazione originaria. In questo momento invece lo stiamo allargando alla tutela contro il rischio semplicemente di uno shopping troppo facile da parte degli stranieri su imprese nazionali, che ci sta tutto, nel senso c'è una scelta politica assolutamente sacrosanta, dettata dall'esigenza di far fronte ad una situazione di emergenza straordinaria. E così viene proprio giustificata, perché nella stessa intestazione del decreto legge c'è proprio scritto che lo leggo proprio testuale: al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020 valgono queste regole. Quindi bisognerà poi capire come si evolverà, perché un altro grandissimo tema che era già presente nel precedente decreto, che era anche, ed è anche particolarmente dibattuto all'interno del suo libro, è l'altro grandissimo tema del 5G. Che vediamo che sta avendo anche delle ricadute di altro genere qui in Italia, per cui addirittura adesso c'è quasi una crociata dei sindaci contro quindi insomma si va veramente su altri profili. Per ritornare comunque giustamente al suo libro, diciamo che la novità che anche rappresenta, ricordiamo appunto Golden Powers, profili di diritto societario, è proprio questo aspetto, cioè il diritto societario, perché in precedenti pubblicazioni ci si era magari soffermati sulle tematiche di natura internazionale, comunitaria, di natura pubblicistica. Il quid e diciamo la novità di questo testo è rappresentato proprio da questi profili societari, che sono anche frutto di un corso che lei ha tenuto proprio nella scuola di alta formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi insomma con le persone più deputate a gestire questo tema, e che da semplici, diciamo, dispense poi è insomma esploso in questo libro. Infatti, come dico sempre, soprattutto a loro che hanno partecipato al corso, devo ringraziarli perché io mi preparavo per parlare loro di questi temi, ma l'uditorio era di un livello talmente tanto alto che fondamentalmente erano tanti gli spunti che mi venivano appunto dall'uditorio stesso. Quindi ho preso appunti sostanzialmente di tutte le domande che mi venivano poste, e sulla scorta di quelle domande sono poi, diciamo, stato agevolato nel costruire queste dispense che poi sono diventate il libro che lei sta gentilmente presentando.
In effetti mancava, o meglio, non è che proprio mancasse, ma c'erano stati dei contributi anche su profili societari della disciplina dei Golden Powers, ma erano contributi limitati. Il più delle, diciamo, degli articoli, dei contributi che si potevano leggere in dottrina, eccetera, eccetera, erano dedicati al profilo della compatibilità col diritto comunitario o, appunto, come diceva lei giustamente, l'aspetto pubblicistico legato al procedimento amministrativo che poi sfocia nell'adozione eventualmente di un provvedimento di veto o di imposizione di condizioni da parte del governo. I profili societari invece sono veramente tanti, nel senso che questa disciplina presenta una quantità di questioni interpretative che diventano questioni applicative per l'operatore pratico, veramente notevole. Faccio un paio di esempi per tutti, ma sono tantissimi gli esempi che si potrebbero portare. Allora, questa disciplina dice che bisogna notificare al governo l'acquisto di partecipazioni quando superano certe soglie o quando sono partecipazioni di controllo in società strategiche. Non specifica però, per esempio, cosa si intende per partecipazioni ai fini di questa notifica e quindi poi del possibile esercizio dei poteri. Diversamente da quanto succede in altri settori dell'ordinamento, dove invece il legislatore ha per esempio specificato che lì per partecipazioni si intendono anche, supponiamo, gli strumenti finanziari partecipativi quando attribuiscono diritti amministrativi, qui invece questa specificazione non c'è, oppure ancora quando, nel testo unico della finanza per esempio questo accade, quando ha specificato che quando si tratta di verificare se ho raggiunto un livello di partecipazione pari o meno ad una certa soglia, si tiene conto soprattutto non tanto della quota di capitale, ma della quota di diritti di voto di cui dispongo. Faccio un esempio: se io ho il 20% di una società tutta con azioni con diritto di voto pieno, quel 20% potrebbe darmi eventualmente una posizione di controllo di fatto se l'oltrestante 80% è polverizzato, eccetera, eccetera, oppure non essere una posizione di controllo di fatto. Ma se il resto del capitale è composto in buona parte da azioni con voto limitato, probabilmente quel mio 20% incide sul denominatore di riferimento della governance di quella società in misura più che proporzionale rispetto al 20 su 100. Magari sarà un 30 su 100, sarà un 40 su 100 se lo calcolo sulle azioni con diritto di voto. Ecco, questo solo per fare un paio di esempi su come quindi si pone il problema di cosa intendere per partecipazioni. O ancora, in certi casi quello che conta è l'acquisto del controllo, cioè se io acquisto il controllo di quella società, allora faccio la notifica e il governo può eventualmente vietarmi l'acquisto del controllo o subordinarlo a particolari condizioni. Ma controllo non è una nozione pacifica nel nostro ordinamento. Esistono tante definizioni di controllo e la stessa disciplina dei Golden Powers rinvia a due definizioni di controllo, una del Codice Civile e una del Testo Unico della Finanza. E lì di nuovo si pone un problema: ma devo applicare quella del codice alle non quotate e quella del testo unico finanza alle quotate? O valgono entrambe le definizioni per entrambe le società indifferentemente? Come a dire, cioè quando acquisto il controllo, a prescindere se ai sensi del codice o ai sensi del TUF, comunque devo fare la notifica? Ma ripeto, sono solamente alcuni esempi. Un altro importantissimo: patti parasociali. Contano nella valutazione se ho raggiunto o meno la soglia anche le azioni detenute da soggetti con cui ho dei patti parasociali. Ma allora si pone il problema: quali patti parasociali? Tutti? Solo alcuni? Solo i sindacati di voto? Non anche quelli di blocco? E questi, appunto, ripeto, sono veramente pochissimi tra i tantissimi esempi che si possono portare di come questa disciplina impatti fortemente sui profili societari, con conseguenze importanti sull'operatore pratico. Vorrei solo aggiungere questo, che alla fine che cosa succede? Che l'operatore pratico, siccome le sanzioni per omessa notifica sono sanzioni importanti, sanzioni pesanti, e c'è anche il rischio, fra l'altro, oltre a dover pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, c'è anche il rischio che se io non ho notificato un'operazione, un domani il governo, oggi che con questo decreto hanno allargato i poteri anche con possibilità di attivazione d'ufficio, il governo potrebbe dirmi che ho violato l'obbligo di notifica e impormi il ripristino. Imporre il ripristino significa che devo tornare indietro rispetto alla situazione giuridica che si è verificata col contratto che ho posto in essere, quindi con conseguenze anche economiche veramente molto pesanti a carico delle imprese. Allora, considerando tutto questo, l'operatore è indotto a fare la notifica con più facilità di quanto non farebbe in presenza di una disciplina diversa. Cioè, se io ho il dubbio se farla o non farla, è meglio che la faccio.
perché mi evito il problema della sanzione amministrativa pecuniaria e comunque in qualche modo contengo il rischio che un domani mi si dica che non l'ho fatta. Questo porta ad una proliferazione di sanzioni, scusate, di adempimenti, e diciamo in qualche modo anche ad un aggravamento della struttura organizzativa stessa dell'impresa, che deve fare continui tentativi di auto-assessment, di self-assessment, quindi di autocensimento, di autoqualificazione per vedere se e quando si trova nella situazione di dover effettuare delle notifiche non sempre chiarissime. Ecco, beh, capiamo che l'argomento è particolarmente articolato e complesso. Sicuramente l'invito è alla lettura del suo libro, che è anche diviso in capitoli, sottocapitoli, in maniera molto, molto chiara e precisa. Per cui, insomma, per i nostri telespettatori interessati, ovviamente ad approfondire il tema, l'invito alla lettura è sicuramente consigliatissimo. Abbiamo veramente 2 minuti prima della chiusura, ma ci tenevo a parlare con lei del tema 5G, perché è stato quello che mediaticamente ha avuto un forte impatto a proposito appunto sempre del Golden Powers. Possiamo dire in maniera sintetica quali sono i temi collegati al 5G e l'applicazione del Golden Powers? Sì, in maniera molto, molto sintetica, perché il tema è veramente forse il più complesso di tutti, ma fondamentalmente cos'è successo? Che nel 2019 fu introdotta la disciplina che estendeva i Golden Powers anche ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Un decreto legge, ovviamente convertito in legge, ma per dare l'idea di quanto fosse urgente per il governo intervenire nel sistema, nel settore, già fra il decreto legge e la legge di conversione furono emanati una serie di DPCM di esercizio in concreto di questi poteri. E teniamo conto che questa disciplina porta tanti obblighi di notifica, ma poi tutto sommato i provvedimenti di divieto, di imposizione di condizioni sono molto pochi. Cioè, no, ecco, da questo punto di vista il governo da sempre ha sempre mostrato un grande equilibrio nell'esercizio dei poteri. Nel caso dei 5G c'è stato un esercizio immediato di questi poteri, perché il settore è quello che è. Cosa è stato fatto? E mi limito solo a questo cenno: con quel decreto legge si è detto che i servizi di comunicazione elettronica a banda larga 5G rientrano nel perimetro della difesa della sicurezza nazionale. Sono stati ricondotti a quel perimetro, quindi al perimetro della disciplina dell'articolo 1, cosiddetto, quello noto come l'articolo 1, cioè l'articolo più stringente della disciplina Golden Powers. Però, diversamente dall'articolo 1, la disciplina è un po' diversa perché si applica ai casi di trasferimenti sostanzialmente di tecnologia o di elementi, componenti, eccetera, eccetera, di questa tecnologia, e quindi è un'impostazione molto diversa. È molto complesso il tema, quindi è difficile entrare nei dettagli, ma è sicuramente uno degli aspetti più caldi di questa disciplina. E noi a questo punto vedremo magari di parlarne con un focus dedicato anche nel coinvolgere magari anche degli interlocutori proprio delle realtà interessate, perché no, per un dibattito anche a più voci. Io ringrazio nuovamente il professor Vincenzo Donativi per essere stato con noi. Vi ricordo la lettura del libro Golden Powers, profili di diritto societario di Giappichelli editore, ecco, lo state vedendo. Io vi ringrazio nuovamente per averci seguito, ringrazio Alberto dalla regia e non mi resta che darvi appuntamento per il prossimo appuntamento di Book Crossing. Grazie e buona serata.